Credo che queste siano le riprese più disturbanti mai viste sul canale. Si tratta di filmati registrati dalle dashcam, che sono i dispositivi di sorveglianza installati in molte automobili. Sono soprattutto utilizzati per le assicurazioni e gli incidenti, per avere una prova video quando accade qualcosa e sapere quindi la verità. Ma oltre a cose disastrose, questi dispositivi hanno anche catturato dei filmati agghiaccianti. Sono state riprese le situazioni più assurde, pericolose e nelle quali nessuno mai vorrebbe trovarsi. Questo camion passava nel luogo sbagliato, nel momento sbagliato. Il video riprende più persone che hanno teso una trappola al conducente. Dopo aver piazzato qualche ramo nell'autostrada, vedendo il camion avvicinarsi, iniziano a scavalcare il guardrail e lanciare oggetti verso il veicolo. Il conducente ha dichiarato di aver avuto paura per la sua vita e ha riportato svariate ferite. Gli oggetti lanciati da quelle persone avevano rotto i finestrini e avevano raggiunto l'uomo. Per fortuna però non è accaduto niente di grave. In maniera molto simile, ma più spaventosa, quest'altro video di Ivan Tuktin del 2014 mostra un posto di blocco in autostrada decisamente sospetto. Fuck, dude. What the... Spunta un uomo incappucciato che ferma l'auto e si avvicina. What's going on? Can I help you with something? Il ragazzo che ha registrato ha dichiarato che quell'uomo aveva messo la mano dentro le tasche. Per questo si è spaventato ed è partito il più velocemente possibile. È chiaro che non fosse nessuno autorizzato a fare un posto di blocco e che probabilmente avesse brutte intenzioni. Il conducente ha fatto la scelta giusta, senza dubbio. Quell'uomo avrebbe potuto avere un'arma e secondo me è proprio questo il caso. Un modo abbastanza elaborato per derubare o ferire qualcuno. In queste situazioni, se sentite di essere in pericolo, non fermatevi mai. Continuiamo con strane persone che farebbero venire i brividi anche ai più coraggiosi. Questo filmato di Dashcam Owners Australia del 2015 mostra un uomo che sta tranquillamente guidando di notte in una strada isolata, quando ad un certo punto un uomo incappucciato va verso l'auto per fermarla. Ha chiaramente qualcosa nelle tasche e appena il conducente avverte una sensazione spiacevole, scappa più in fretta possibile. Un uomo inquietante che stava chiaramente cercando di fare del male o derubare il conducente. Quando scappa, infatti, l'uomo incappucciato prova a spaventarlo urlando in maniera inquietante a dir poco. Ripeto, non fermatevi mai. Una famiglia stava guidando a tarda notte nel sud dello Yorkshire, quando è apparso il peggior incubo di molte persone. Un altro esempio di clownmania che ha saputo terrorizzare a dovere il conducente e la sua famiglia. Sembra che questa persona avesse brutte intenzioni, ma non si può dire con certezza, data la diffusione del fenomeno. Senza dubbio, un incontro disturbante.
Nell'aprile del 2021, un uomo di nome Mitch Kuhn stava guidando in autostrada per tornare a casa quando vide questo. Un bambino con una grande giacca o una coperta spunta dal nulla in mezzo alla strada, evitando per poco la vettura. Mitch stava trainando un rimorchio e ha pensato che se si fosse fermato avrebbe causato un incidente e ha quindi deciso di chiamare la polizia. Ha informato della presenza di un bambino che camminava da solo in autostrada e la polizia inviò immediatamente delle volanti per accertamenti. Dopo solo un'ora, Mitch li chiamò nuovamente per avere aggiornamenti e per fornire le riprese della sua dashcam. Un agente però gli disse che non era necessario perché il bambino era stato recuperato e in quel momento lo stavano accompagnando a casa. Ma stranamente, più avanti, la polizia dichiarò che non venne trovato alcun bambino nonostante le ricerche nell'area fino alle 3:45 del mattino. Dichiarò anche di non aver mai detto a Mitch di aver trovato un bambino. Il mattino successivo, più volontari hanno iniziato le ricerche nell'area, ma non venne mai trovato nessun bambino. Al momento delle riprese, non c'era alcuna denuncia di bambini scomparsi in quella zona. Ma Mitch e sua madre, che era in macchina con lui, erano sicuri di quello che avevano visto. Ad oggi, chi fosse quel bambino nell'autostrada rimane un mistero. Per il punto bonus, cambiamo categoria, passando da persone pericolose in carne ed ossa a qualcosa di più misterioso. Nel maggio 2018, queste riprese vennero condivise sui social e fecero scalpore. La clip venne registrata in un'autostrada thailandese e mostra qualcosa di decisamente strano. Procedendo sulla strada, pare che un uomo si materializzi dal nulla. Il conducente non riesce a fermarsi in tempo, perciò procede. Vedendo il video, qualcuno ha detto che pare la macchina passi attraverso l'uomo, come se fosse una figura immateriale. In effetti avrebbe dovuto colpirlo, vista la sua posizione. Ma l'uomo pare non muoversi di un millimetro. Molti esperti di paranormale credono di essere davanti ad un filmato che riprende una reale entità che si materializza dal nulla. Sono molte le ipotesi che sono state formulate, tra cui il pensiero che in qualche modo si tratti di un riflesso. Ma ho notato una cosa. Rallentando al massimo la clip, nell'ultimo frame in cui si vede la figura, questa sembra prendere la forma di un volto spaventoso. Credo che si tratti di pareidolia, ma è decisamente interessante se prendiamo in considerazione la natura presumibilmente paranormale del video. E voi credete si tratti di un'entità, oppure avete una spiegazione più razionale? Attendo come al solito vostre notizie. Questi ragazzi erano i filmati più spaventosi registrati dalle dashcam. Quale di questi vi ha inquietati di più? Trovarsi in una qualsiasi di queste situazioni, sinceramente, sarebbe agghiacciante. Sono sicuro che starete più attenti mentre siete in auto. E con questo vi ringrazio per la visione e come sempre vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.